Ciao a tutti, io sono quella di un tempo dove quando le cose si rompevano noi le aggiustavamo, ma alle volte non proprio aggiustare ma creare qualcosa di nuovo, e in questo video vi faccio vedere qualcosa di nuovo con qualcosa di vecchio rotto. Venite con me! Vedete, qua abbiamo il vaso, che spesso e volentieri questi vasi si rompono esattamente in questa maniera. Qua abbiamo un po' di substrato, il nostro solito substrato, e adesso vi faccio vedere come fare una bellissima composizione di un vaso rotto. Per prima cosa mettiamo un poco di substrato, così per arrivare fin dove è rotto, e da qua partiamo con le nostre piante. Quest'altra parte lo metteremo così, in questa maniera. E qua semplicemente metteremo le nostre piante che ho già fatto asciugare, guardate. Questo è un sedum bronzi. Questa è una letizia. La metteremo, la letizia che è un colore diverso, la metterò proprio in mezzo, così. Vedete che bellezza? Bellissima. E proseguiamo. Metterò questi due colori perché fanno contrasto tra di loro. Mi piace tantissimo perché fanno contrasto tra di loro. Vedi, questa che è più lunga, io la metto qua. Così va a prendere la terra là dell'altra parte. Un'altra più lunga. Però adesso ho bisogno di una bella dritta. Così. Eccola. Guardate che bellezza. E alle volte di una cosa rotta, che poteva essere buttata e scartata, noi possiamo creare questa bellissima composizione. Prendiamo ancora substrato, così, così, vedete? Aggiustiamo un attimino questo. Qua adesso voglio mettere qualcosa di diverso, e cosa farò? Metto questa topsturve. Guardate, la metterò proprio qua in centro, così, vedete? Poi continuerò con sedum bronzi, ok? Però in fianco voglio mettere un'altra letizia, guarda, che bella! E poi questa che fa un bellissimo alberello, che è la Echeveria nodulosa. Vedete? Bellissima Echeveria nodulosa. Vai anche lei là. Potete vedere che il substrato è bello asciutto. La letizia è andata via. Forse ho bisogno di una letizia più lunga. Vediamo se riesco a metterla qua. Ecco, è rimasta bene, bene, bene. Dai. Adesso voglio completare qua sempre col sedum bronzi, perché è un colore molto bello e secondo me farà un bellissimo lavoro qua. Continuiamo a mettere. Bisogna mettere tantissimi, perché dato che devo regalare questo, voglio che sia già bello pronto. Che la persona guarda e dice: mamma mia, che bello, Paola, grazie tanto. E questo è il risultato, guardate. E questo è tutto, spero che vi è piaciuto. Questa è la maniera che io faccio quando mi rompe il vaso in questa maniera. Se vi piace questo tipo di contenuto, vi piace come faccio a approfittare i vasi che si rompono, scrivete nei commenti e iscrivetevi anche nel canale, mi lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!